Siamo a Ponte San Ludovico con Gianni Berrino, neoconsigliere regionale, giunto qui anche su input del presidente Totti, che la regione Liguria sta monitorando la situazione. Consigliere Berrino, è una situazione grave. È allucinante, non grave. È allucinante perché, come si vede alle mie spalle, c'è la polizia francese ben schierata che impedisce il passaggio a chiunque, manco ci fossero le frontiere chiuse. Abbiamo appurato che in quattro salgono su ogni convoglio ferroviario e fanno scendere tutte le persone che possono sembrare francesi o non italiane. E dopo la protesta di ieri, qua ci sono centinaia di persone, qua in stazione Ventimiglia, accampate in stazione Ventimiglia. Ho visto donne incinte, bambini piccoli, bambine piccole in una situazione di degrado come quella che possiamo qua vedere. È allucinante. Io chiedo, come ha già chiesto il presidente Toti, che vengano subito fermati gli sbarchi, perché il risultato degli sbarchi per una parte di questi è la situazione che abbiamo qua a Ventimiglia. Neanche gli animali vengono tenuti così. Qua noi abbiamo centinaia di persone che, al di là del loro diritto di stare o non stare in Italia, non possono essere ricoverate veramente come le bestie sotto gli alberi in questa situazione impossibile. Questo è il frutto di una politica sbagliata che ha dato l'idea che in Italia tutti potessero essere accolti, trovare lavoro e casa. Questo non è possibile, i frutti sono questi, diciamo basta, 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 basta.